Allora, il punto base dell'uncinetto tunisino si ottiene lavorando all'inizio delle catenelle. Per comodità ne facciamo 10. Dunque, il primo giro di andata inizia inserendo l'uncinetto nella prima catenella e tirando fuori una maglia. Si continua così fino al termine delle catenelle. Molto semplice. Si va dentro la catenella e si estrae una maglia. Dopo qua. Ora per iniziare il ferro di ritorno estraiamo una maglia dall'ultimo anellino e poi iniziamo con i gettati facendo un gettato e prendendo insieme due magliette. Gettato, due maglie si estrae. Gettato, una, due maglie e così fino a chiudere tutte le maglie, ne resterà solamente una sull'uncinetto. Il nuovo giro si fa utilizzando queste travettine che abbiamo creato tornando indietro e quindi si inserisce l'uncinetto nella travettina, si prende il filo e si estrae di nuovo uncinetto sotto la travertina e si estrae il filo. Ecco qua. Ora di nuovo una maglia in più, così, e si torna indietro facendo lo stesso lavoro di prima, quindi incettato che estraiamo da due maglie prese insieme. Di nuovo travetta e estraiamo la maglia. Maglia finale. Gettato quindi una maglia in più e si torna indietro a 2 a 2.
Questa è la lavorazione che si otterrà, molto morbida, davanti e questo è il dietro.